È stata inaugurata la nuova sede della Proloco a Taurianova. È partita, anzi è rinata qualche mese fa l'associazione e adesso ritrova una nuova sede più moderna e più, diciamo, più efficace e più legata al territorio. Nello Stranges, allora cosa si propone con questa nuova sede della Proloco? Allora, con questa nuova sede ci riproponiamo intanto di ripetere quanto possibile tutte le manifestazioni che abbiamo già fatto nel primo anno, che sono state tutte ricche di grande successo e di grande partecipazione cittadina. Molto probabilmente ripeteremo anche quest'anno la festa della birra, magari riproponendola con una versione un po' più lunga rispetto all'anno scorso, che è stata soltanto in due giornate. Quest'anno vedremo di farne almeno quattro. Cercheremo insieme alle altre associazioni, anche insieme all'amministrazione comunale, di lavorare in maniera sinergica al fine di poter contribuire in maniera fattiva alla rinascita di questa città, che ha bisogno sicuramente di tante iniziative importanti per far sì che Taurianova riporti, insomma, il proprio nome laddove c'è stata per tantissimo tempo. E quindi il nostro impegno, fatto da grandi sacrifici personali da parte di tutti, da parte del presidente Francesco Bellantoni, da parte del vicepresidente Salvatore Cariti, che è qui con me, e di tutti i soci che giorno per giorno si stanno unendo a noi. Siamo partiti all'inizio con circa 30-35 soci, oggi siamo più di 100, cercheremo di crescere sempre di più e insieme a noi di far crescere anche tutto il paese. Una inaugurazione importante, quella della Proloco, con la presenza di illustre personalità. Sì, abbiamo avuto il piacere di avere ospiti il sindaco di Taurianova, l'ingegnere Fabio Scionti, e alcuni componenti della giunta. Abbiamo avuto anche il piacere di avere il delegato provinciale della provincia, l'onorevole Francesco Cannizzaro, in quanto delegato alle associazioni e anche alle Proloco. Abbiamo avuto tutte le forze dell'ordine presenti, dal comandante della stazione dei Carabinieri a quello del commissariato, anche della Polizia Municipale, nonché di tutte le associazioni, il presidente della Consulta, che ha garantito, grazie a lui, anche la presenza di tutte le associazioni che ne fanno parte, altre associazioni che al momento non fanno parte della Consulta ma che ci hanno onorato della loro presenza, e infine tutti i soci che hanno dato il loro contributo da stamattina, che praticamente ci hanno messo l'anima per far sì che questa inaugurazione riuscisse nel miglior modo possibile, come effettivamente è stato. Un augurio, vicepresidente? Un augurio a tutti di un buonissimo impegno, un buon lavoro, e speriamo che tutto vada ancora meglio di come è andato l'anno scorso.